Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me un po' in quella che è la mia giornata in preparazione gara. È vero che per adesso sono abbastanza lontana dalle gare, però già ho iniziato in modalità soldatino, quindi oggi vi faccio vedere un po' i miei pasti della giornata. Ho già iniziato da un po' la mia giornata con il mio cardio mattutino a stomaco vuoto. Adesso vado finalmente a fare la colazione, che per me è il pasto sacro della giornata, perché è quello dove arrivo più affamata e è anche quello che mi piace di più proprio a livello di gusto. Per colazione di solito mi preparo bianchi d'uovi, un uovo intero accompagnati da una galletta e i restanti carboidrati li utilizzo di avena. Oggi proviamo questa qua, che non ho mai provato, gusto nocciola. Perché dovete sapere che ieri sera per l'occasione ho pulito la cucina, perché altrimenti in questa casa la cucina è tipo inguardabile, perché cuciniamo 8 volte al giorno e non vi dico cosa c'è solitamente, quindi ok. Allora metto prima un paio di minuti e poi finiti quelli, che diciamo iniziava a rassodarsi un minimo, lo metto dentro e lo tolgo ogni 30 secondi perché altrimenti scoppia, come di solito faccio tutte le mattine, però se volete farlo evitare di scoppiare, diciamo ogni poco tiratelo fuori perché altrimenti viene fuori un bel casino. Mentre il porridge finisce di cuocere, mi preparo le uova. Intanto separo i bianchi. Io qua non compro l'albume in brick per il semplice fatto che costa un abuso, tipo un barattolino da mezzo litro anche 6 euro, e quindi andiamo di uova intere che invece costano molto meno, sinceramente, perché. Eccolo che è scoppiato! Traboccato. Vabbè, poco, vieni qua. Ecco cosa succede se non guardate il porridge quando sto cuocendo. E stavolta è andata benissimo perché me ne sono accorta. Però di solito succede molto peggio. Cos'è l'altra mano? Che oltretutto è rimasto anche parecchio liquido. Mi sa che ci ho messo troppa acqua. C'è un cane che sta cercando i tuorli d'uovo. Dove sono i tuorli d'uovo? Dove sono? La busta? Quella si butta via, eh? Di nuovo, oh, mamma mia, la struttura. Niente, via, basta, più di così non si cuoce, pazienza. Lo mettiamo in freezer e Hai messo speriamo. troppa acqua. Se mettete meno acqua diventa più Sì, denso. no, la metà dell'acqua, tipo io mi sono fatta prendere da momento. Fricco in freezer e spero nella grazia, ma credo che stamani me lo bevo il porridge. Voi metteteci meno acqua. Queste sono le mattine in cui non faccio la foto alla colazione su Instagram. Quando tipo 3 mattine su 7 non vedete la foto della colazione è perché è successo questo. Oh shit, tutto a posto. C'è anche la sveglia che suona. Insieme ai famosi piselli surgelati che nessuno non sveglia mai. No. Vabbè, via, stamani va rifatto. Stamani non c'è verso. Questo boh, non so come si Piselli fa. al porridge stasera. Ma che hanno cagato nel congelatore. Ah, comunque erano spinaci, non piselli. Per
per le uova, che in tantissimi mi avete chiesto come le faccio, ora vi faccio vedere questi albumi, come li preparo. Allora, intanto padella antiaderente, io ci spruzzo questo, ma lo pulisco, quindi lo faccio solo per pulire un minimo la padella, che è il pom, però che è tipo olio spray. Però volendo potete mettere anche una goccia d'olio e poi fare la stessa cosa che sto facendo io adesso. In questo periodo che sono entrata in preparazione ho anche ripreso a pesare il sale. In Italia compravo le bustine, quelle là da un grammo, che sono comodissime. Qua non le vendono, non le ho mai trovate, quindi ho comprato una bilancina di queste qua, tipo da spaccino, io le chiamo, da spacciatore, e mi peso il sale. Per la colazione userò un grammo, mentre negli altri pasti un grammo e mezzo, quindi in tutto sono 4 grammi al giorno. Allora, quando la parte di sotto è cotta, più o meno, vado semplicemente a fare questo, a piegarlo, un po' così a caso. Poi tagliamo. Tac. Poi lo lascio cuocere un altro pochino, giusto per farlo un po' brustolire, e poi lo tolgo. Ok, io quando è così più o meno lo tolgo, più o meno ci siamo, ci piace. E ora passiamo all'ovetto. Altra spruzzatina, adesso farà una fumata esagerata, pazienza. Accendiamo la tappa. Sperando che non si rompa l'uovo, perché stamani non è partita benissimo. Colazione pronta, finalmente. Abbiamo il nostro ovetto con l'albume, porridge con i mirtilli, che alla fine, ragazzi, l'ho dovuto rifare, mi dispiace buttare via le cose, ma era caduto tutto dentro al freezer, quindi non si poteva, non era mangiabile. E poi il mio bel caffè. Insieme a tutto questo ovviamente accompagno anche la mia integrazione con acido alfa lipoico, vitamina C, multivitaminico, cranberry per la microcircolazione e infine omega 3. Mi ero scordata di tostare la mia galletta, quindi sono andata a tostarla e adesso però tocco da maestro. Olè! Sono passata al porridge, farina gusto nocciola, super approvata, sa molto di cioccolato, ecco, però buona, specialmente con i mirtilli dentro ci piace. Finita la colazione, non mollo i fornelli perché devo preparare il pranzo, e già che ci sono butto su anche il pollo della cena, così almeno lo cuocio e non ci penso più questa sera. Evito di rimettermi a cucinare perché adesso abbiamo degli impegni e poi più tardi andiamo a pranzo, pranziamo direttamente in palestra, quindi cucino già adesso così poi ci portiamo tutto dietro. Io le gallette le tosto sempre, perché ragazzi, se non l'avete mai fatto, fatelo, perché sembra di mangiare un'altra cosa, cioè non avranno più il sapore delle gallette. Qualsiasi galletta tostata, che sia riso, farro, mais, prende un sapore totalmente diverso, quindi straconsigliato o in padella oppure in via eccezionale al microonde, però secondo me in padella vengono molto più buone. Siamo arrivati al pranzo. Questa mattina tra la colazione e il pranzo ho bevuto semplicemente degli aminoacidi essenziali. Io utilizzo qua, questi qua in bustine, protesamine, per il semplice fatto che se no sarei stata molte ore senza mangiare, e allora per evitare comunque il catabolismo muscolare inserisco degli aminoacidi essenziali. Adesso però finalmente è arrivata l'ora del pranzo. Come vi ho fatto vedere prima, l'avevo già preparato, quindi abbiamo
pollo e cetrioli, poi ho portato dell'olio, il sale sempre pesato 1,5 grammi e poi le mie gallette tostate. Mangio adesso perché ho una fame incredibile, così nel frattempo poi digerisco un attimo e dopo vado ad allenarmi. Comunque mi chiedete sempre quanto tempo aspetto tra il pasto e l'allenamento. Allora, io personalmente non ho problemi di digestione, quindi mangio 10, 15, 20 minuti, mezz'ora massimo e mi posso allenare senza problemi. Ci sono persone che dà fastidio, a cui dà fastidio. Quindi il consiglio che vi do è: dipende dalla vostra digestione. Se a voi non vi dà fastidio mangiare e allenarvi, magari non subito dopo, ma aspettando quella mezz'ora, 40 minuti, come faccio anch'io, fatelo senza problemi. Se invece vi dà fastidio, allenatevi anche, diciamo, a stomaco un po' più vuoto, tra virgolette, magari almeno dopo 1,5 ore dall'ultimo pasto. Allenamento terminato, post workout, abbiamo uno shaker con proteine, ghiaccio, acqua e i mirtilli. L'accoppiata non sembra il massimo, ma in realtà sono buone, proteine alla vaniglia e mirtilli. In questo modo, mettendo sia proteine sia una fonte di carboidrati rapidi, andiamo a ripristinare tutte le riserve che abbiamo svuotato durante l'allenamento e a dare un ottimo nutrimento ai nostri muscoletti che abbiamo appena allenato. Qua in Venus abbiamo la fortuna che li fanno loro, quindi post workout lo bevo subito. Ragazzi, finalmente siamo giunti al momento della cena. Oggi pomeriggio ho lavorato e ho bevuto proprio uno shaker di proteine per merenda molto veloce con delle noci, quindi frutta secca e proteine in polvere. Non l'ho ripreso perché sinceramente ero iper concentrata sul lavoro e quindi non l'ho ripreso, però tanto c'era poco anche da vedere, era soltanto frutta secca e uno shaker di proteine in polvere. Adesso per cena abbiamo pollo, che l'avevo preparato oggi a pranzo, l'avete visto prima di pranzo, cetrioli con sale, olio e le mie gallette sempre super condite. So che vi starete sicuramente chiedendo come mai non ho detto le grammature. Non l'ho dette per un motivo specifico e adesso ve lo spiego. Attualmente sono in una fase, appunto, come vi avevo detto, di preparazione gara. Ho appena iniziato la preparazione. Ci sono ancora molti mesi davanti, ma abbiamo deciso di iniziare subito cercando, diciamo, di togliere tutto ciò che è in eccesso, quindi ad iperritenzione, eccetera, per arrivare a una forma abbastanza pulita e poi magari riaumentare un po' le calorie. Quindi attualmente non voglio dirvi né le calorie né i miei macronutrienti perché sono consapevole che comunque sono molto bassi, ok? Non sto mangiando molto e non voglio che la mia dieta, che sono comunque un atleta in preparazione gara, venga presa ad esempio per delle ragazze che non hanno l'ambizione di salire su un palco. Quindi non dico le mie grammature per questo motivo e anche perché ricordatevi sempre che l'alimentazione, come anche l'allenamento, devono essere personalizzati. Quindi ciò che funziona su di me in questo periodo dell'anno potrebbe non essere la stessa cosa che funziona anche su di me in un altro periodo dell'anno o in un altro anno. Quindi figuriamoci se può funzionare su un'altra persona. Comunque manca sempre tanto tempo e niente, vediamo che cosa verrà fuori, vi terrò super aggiornati. Anzi, se volete diciamo dei video ogni volta che magari cambio l'alimentazione nel corso di questa preparazione gara, mi raccomando, lasciatemelo scritto qua nei commenti. Buono, no? I cetrioli in questo periodo sono la mia salvezza. La mia felpa l'ho rubata a Gianmarco perché io questa sera inizio a avere freddo. Comunque, adesso inizio a avere anche molta molta fame, quindi pappa. Ragazzi, la mia serata finisce qua. Adesso finisco di lavorare e poi vado a nanna, che sono stanchissima perché domani si riparte con una nuova giornata.
Vi ricordo di lasciarci un like per supportarci e magari anche un commento per farci capire se questo genere di video vi piacciono o se vorreste vederne altri. Se vorreste magari anche vedere un full day of eating di Gianmarco, lasciatecelo scritto qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi i nostri prossimi video e ci vediamo nel prossimo video.